Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Feril, o se preferite Meloki. In questo nuovo episodio speciale della serie Prims, in collaborazione con l'Istituto Cinefilos.it, vorrei trattare il titolo PS4, versione porting appunto per l'attuale generazione, del videogioco Deadpool. Il videogioco uscì inizialmente per PC, PS3 e Xbox 360 nel 2013, sviluppato da Aemon Studios ed è distribuito da Activision. Chiaramente con alle porte l'uscita nel febbraio dell'anno prossimo del film Marvel dedicato a Deadpool, chiaramente l'idea commerciale geniale è stata quella di ripresentare questo tie-in per lucrarci un po' sopra, il che è normale, è giustificato e ha anche senso, perché comunque il gioco originariamente ha ricevuto un feedback più che positivo, con dei voti che andavano dal 7 all'8. Quindi nulla di strano. Tuttavia, parlando inizialmente dei punti negativi, un aspetto piuttosto grave, secondo me, è stato il fatto che questo porting è l'esatta copia 1-1 del gioco old gen. Non è presente non sono presenti 60 fotogrammi al secondo e la grafica è rimasta la stessa, dato che la risoluzione del gioco è rimasta 720p. Mentre sappiamo bene che ad oggi le console riescono pienamente a raggiungere 1080, il Full HD. My God, what the Why is this happening? We need to make a quick phone call. A questo aggiungiamo il fatto che effettivamente a livello contenutistico nulla è cambiato, il gioco è esattamente lo stesso. Questo, inutile girarci intorno, rende perfettamente inutile l'acquisto del gioco a chi lo ha già giocato, appunto. A meno che non vogliate rigiocarlo e vi si è rotta la console, dato che sappiamo bene che le nostre amatissime console videoludiche casalinghe non sono ancora, perlomeno ancora, retrocompatibili. Senza dilungarsi troppo sulla trama, anche se ecco, chiamarla trama già darebbe un'aria di seriosità a quella che è una storia folle del protagonista che partecipa alla creazione del suo videogioco, un'altra critica che è stata fatta a questo videogame appunto è il fatto che duri poco. Anche se dal mio punto di vista parliamo più o meno una campagna difficoltà normale durerà sulle 7-8 ore. Diciamocela tutta, per essere un hack and slash comunque la longevità è nella media. Prendendo un esempio, il primo God of War, la durata era quella, anche se appunto quel gioco presentava degli elementi di rigiocabilità, dato che era possibile sbloccare dei costumi con dei poteri speciali e c'erano anche dei segretucci da svelare. Qui non è presente nulla di tutto ciò ed è veramente un peccato, sarebbe bastato un livello aggiuntivo, dei costumi, rigiocare il gioco con dei costumi alternativi. Questo non è possibile, sono disponibili dei costumi, ma sono utilizzabili soltanto nelle sfide d'arena, che sono totalmente slegate a quella che è la trama del gioco e rappresentano dei combattimenti appunto arena nei livelli del gioco, giocato nella campagna principale. Ooh, how exciting! This is great! Tuttavia mi trovate oggi a parlare in maniera comunque positiva di questo gioco, anche se non perdonerò mai un porting così pigro, visto che comunque dal mio punto di vista la longevità è giustificata dal tipo di narrazione che è stata scelta, dato che questo gioco ha una costante rottura della quarta parete. Visto che il protagonista Deadpool sa perfettamente di trovarsi in una finzione, sa che tutti stanno leggendo, recitando un copione, sa che noi giocatori siamo con lui e che quindi è tutto finto, certi elementi dello scenario sono falsi, che certi avvenimenti non sussistono, che si trova su un palco magari a recitare. Queste cose vengono costantemente presentate al giocatore e mantengono sempre un ritmo scanzonato e divertito, è folle, non senso, certi avvenimenti non hanno chiaramente senso, ma è tutto giustificato al fatto che appunto è tutto finto e il protagonista lo sa esattamente come il giocatore. Per non parlare di continui citazionismi, riferimenti ad esempio ai JRPG, ai videogiochi Nintendo, i vecchi videogiochi 8-bit con visuale dall'alto,
tutto questo tipo di narrazione che punta a far sorridere costantemente, a divertire, a sorprendere chi gioca, che non solo è videogiocatore ma anche spettatore, al mio punto di vista, non può funzionare su più ore di quelle che effettivamente sono presenti nel titolo, visto che alla lunga è come un film comico. Una cosa è assistere a un'ora, un'ora e mezzo di film comico o spettacolo teatrale, diverso sono 10 ore. Quindi, dal mio punto di vista, quella che è la longevità è abbastanza bilanciata per quell'esperienza che Moon Studios ha voluto condividere con noi. FYI for all you nerds out there getting all puffy over the fact that Rogue in the comics currently does not have the power to fly. Well, you can officially move out of your parents' basement, get a job and a life, and maybe, maybe, just maybe, you'll kiss a real girl. A livello grafico e tecnico il gioco non brilla, è nella media leggermente sopra. Per la console old gen, e comunque PC, certo, la grafica non era nulla di particolare, eccezione fatta per i modelli, chiaramente del protagonista e dei comprimari, anche se gli ambienti erano un po' spogli, e sono ancora spogli, visto che non è stata fatta nessuna aggiunta. A livello tecnico parliamo di un hack and slash, anche se ci sono delle sessioni di gameplay completamente diverse, spara tutto su binari, spara tutto in prima persona, non mi dilungo troppo su questo, comunque in linea di massima parliamo di un hack and slash con elementi di platform. Quindi, diciamo, il genere è quello, non è particolarmente tecnico, non è per nulla difficile, è possibilissimo, basta essere un videogiocatore medio, completare il gioco alla difficoltà massima, tranne la penultima battaglia, non è nulla di particolarmente ostico. Tuttavia, appunto, si vede che nella sua semplicità non c'è presunzione. Il gioco vuole intrattenere, abbiamo poche armi, 3 armi da mischia, 4 armi da fuoco, di cui una mi ha visto che il fucile a cartuccio è abbastanza inutile, ma questi sono gusti, e poi armi da lancio, mine, trappole per orsi, sì, ragazzi, trappole per orsi, capite bene che cosa stiamo parlando. Insomma, un prodotto che non vuole essere un capolavoro, ma dove, a mio avviso, da quel che ho percepito giocandolo, gli sviluppatori hanno messo il cuore. Con dei limiti tecnici, come già detto, non è un gioco particolarmente complesso, non è particolarmente tecnico, non esalta a livello estetico, ma abbiamo delle animazioni del protagonista superbe, dei dialoghi geniali, un doppiaggio più che convincente e situazioni appunto paradossali e un'enorme cura per ciò che è appunto la storia, tra mille virgolette, gli eventi che vengono presentati che non sono mai scontati, non ci si aspetta, è un costante sorriso. Chiaramente rigiocarlo ammazza un po' quella che è l'esperienza, però si può fare, anche perché magari si colgono cose che la prima volta non si erano accolte, un po' come un bel film a cui piace dare un secondo sguardo, ecco. Basta dare un'occhiata per un paio di minuti al menu principale, cosa che in genere non viene mai fatta, per vedere quante frasi, quanti eventi possono esserci soltanto in quel menu principale, quante volte Deadpool si cambia d'abito o fa cose buffe, abiti tra l'altro disponibili appunto solo nella modalità sfida e non sbloccabili nel gioco, che è veramente un peccato. Un peccato anche il fatto, ad esempio, che gli ultimi 2 capitoli di gioco, non so se è stata una questione di budget o una questione di tempistica, effettivamente mancano un po' di ispirazione. La battaglia finale, al mio punto di vista, è una merda, però comunque tutto il resto dell'esperienza merita veramente, specialmente se siete dei fan, chiaramente, del personaggio Marvel in questione. Qualora non lo siate, come del resto non lo sono io, però vi assicuro che questo non è un impedimento, perché anche estrapolando il protagonista dal suo ambiente fumettistico, che gli appassionati non mi lancino maledizione, per carità, il personaggio funziona. Quindi è possibile affezionarsi e anzi incuriosirsi a quella che è la sua reale storia nei fumetti, nonostante non si sappia nulla. Enough already! No wonder I stopped playing JRPGs.
In conclusione, se il gioco lo avete già provato per old gen o comunque su PC, evitate chiaramente l'acquisto, perché parliamo dello stesso identico gioco. Se invece volete fare un tentativo, vedere se vi piace, senza magari appunto spenderci troppo, il gioco comunque non si trova a prezzo pieno, chiaramente parliamo di un remaster, in teoria in realtà è semplicemente un porting, fatelo, perché vi assicuro che non conoscere il personaggio di Deadpool non è un impedimento per godersi appieno il gioco. Non aspettatevi il capolavoro, però per quello che è, nella sua, non vorrei neanche dire mediocrità, nella sua media alta del panorama videoludico, sicuramente è un titolo che merita e che sicuramente vi farà ridere. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione. Nel caso vogliate saperne di più, come al solito trovate l'articolo che ho scritto per il sito cinefilo.it come link in descrizione a questo video. Vi ringrazio per l'attenzione e ci si vede o si sente al prossimo video. And the crowd goes wild.